Vinci, ma l'Udinese in casa non vince da 4-5 partite. L'Udinese deve vincere, ma anche l'Inter è sempre chiamata a vincere. Sì. Buonasera da casa generale, eccoci qua con Giambo e il signor Franco, numero uno come al solito, in postazione. Ragazzi, che aria si respira, qua vedo una seconda stella, l'avevi Sì, l'avevamo già messa, già sì. messa, non la vuoi togliere per No, scaramanzia? la stella è già cucita. Stella è Questo è il cucita. professore, non me lo faccio più cucire Ma avevano i bagni di dall'altra stelle nuove. parte. E Già quindi. l'avevamo detto, sì. È solo una questione di record di punti. E quanto sarebbe bello vincerlo contro il Milan? Sì, Sarebbe. anche sarà difficile perché il Milan è in forma, i cugini sono in Sono in forma. forma adesso, Quindi ci giochiamo. però passa anche da questa partita che bisogna portare a casa, ragazzi. Quindi Non sarà facile, la Udine sì, non è facile. non è facile. No, no. Allora andiamo col pronostico. Qual è la tua sensazione? La sensazione rosicato, rosicato di Azzeria. Ridi su Stamina. Alla fine, Volevo dire 1-0, 2-0, non cioè so. 0-1, 0-2. Sì, tutto 0-2, 0-2, politica. dai. Osceno. Io penso che il gol lo prendiamo, anche se mi auguro di no, e dico 1-2. Che fai il mago? Fai adesso. Ma sentiamo il generale cosa ci dice il nostro Vate. Ah, è come così, 0-3. Vabbè. Ehi, è una miseria scatenatissima. No. Allora, perché stasera Adesso bisogna dirle qualcosa. Perché siamo lì, ragazzi, e i numeri ci dicono che abbiamo addirittura migliorato i numeri del Napoli dell'anno scorso, che già ha fatto qualcosa di strepitoso, quindi vuol dire che siamo forti. Mi sembra che è la prima squadra che abbiamo subito gol in tutta Europa, di meno di Che l'abbiamo Ah. subito di meno, certo, No. certamente, certamente. Ragazzi, allora, forza Inter! Inter! Dai, dai. Oh, scavi a piazzetta. A capire. Ah, sì. Bella, l'avevi a piazzetta. Esco come a terra, a piazzetta. Bravo, Michita, bella giocata. Vediamo questo trauro suona. Bello, Bellissimo! bello, bello. Bella! Ma vacazione, questo uno che ha parlato con il portiere. questa è un'andazione però. Sotto mica quello che ho fatto. Ha parlato con il portiere, lo cavi ha sfondato il portiere. Sotto mica quello. Beh, ma la prima azione buona, eh. Due azioni ci potete vai. Ah! Guarda che d'ombra ci Vai a fregare questo pallone! No, Francesco stasera, no, questo c'era un altro. Sbagliate già qua. Francesco però non pare che se ne ha passato. Alla miseria! Alla miseria! Ma cosa da farazzi? Hanno guardato tutte quante. Ma cosa marciccia ha fatto lui? Ma cosa da farazzi? Cosa capitava sta E tutte quante loro hanno passato. Cosa sono queste che non sa proprio dove tuffare? Cosa capitava a Torres? Ha fatto noi vada a vedere dunque, ci abbasci e poi la avuto. Ma portiere però sta a volte da guardare. Questo pure il Granna, lo devi appigliare perché te. Capito che il Granna si è fermato dunque. Stava chiedendo Dumbo, se poi si è fermato. Adesso che ci stava chiedendo Dumbo, ha visto che ci stava chiedendo e poi non si è gettato. Ah, palla ha perso in basso, in basso tu. Vabbè, ha perso già la nuova, così. Dai, dai, dai! Dai, tu! Se ne è che parata, l'uomo che ha fatto veramente una parata di punti. Prima no. Ma mi siete contro tempo? Ah, sono sgraziato. Guarda, non è che No, io stavo era tutta già. bene. No, no, questo è più difficile, generale. Perché la Stava palla. da parte. Perché deve stare già da parte se Ah, può non tutto si può fare. pigliare. Quindi era forte, ma era più dritto. Questo è veramente difficile. Cazzi, palla sporca, brutta. Ah, ribaltavamo, state tranquilli. Organizza la propria difesa Antonio.
Non devi aspettare niente. No, no, secondo me è fuori gioco. Fuori gioco. Fuori gioco. Hai visto? Già, avevi visto già che era fuori gioco. Rigore! Ho esatto l'amo, poi già volevo cacciare fuori, dai ho creato là! Ah, che tocca la mano! Guarda qua! Non so sette partite, Mario.